Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per la mia felicità, visto che vi piace vedermi soffrire, oggi nuova puntata di reagisco e rispondo soprattutto ai commenti degli hater, quindi commenti più cattivi, quelli proprio pieni di cattiveria, arrabbiati, ok, che ci piacciono tanto. C'è da dire, come ad ogni video di questa tipologia, che purtroppo, per fortuna, dipende da quale lato la vediamo, c'è sempre tantissimo materiale da parte degli hater che sono sempre più attivi che mai. Quindi iniziamo subito, mi sono salvata alcuni dei commenti qui sul cellulare, quindi andiamo a scoprirli assieme. Iniziamo subito con un bel commento pieno di cattiveria e body shaming nascosto dietro a un nickname finto e ad un profilo senza fotografia. Questo mi arriva addirittura privatamente. Trovo che quelli che scrivono privatamente abbiano profili che utilizzano davvero e che i loro amici possono vedere, quindi che fanno? Scrivono queste cattiverie in privato, in DM, in questo caso su Instagram, in modo che solo io possa vedere quanto sono cattivi, ma non quelli che li conoscono nella vita reale, perché evidentemente sanno che non è proprio una cosa di cui andare fieri, ecco, dire queste cose. Comunque, pochi giorni fa, quando ho pubblicato delle storie in realtà sponsorizzate per l'apparecchio per i denti, mi arriva questo commento da Wild Sabri che mi scrive: ti sei trasformata, puntini puntini, sei irriconoscibile. Allora, calcoliamo e pensiamo un attimino ad una cosa, ok? Io ho iniziato a fare video nel 2009, ok? Adesso siamo nel 2023. Secondo te, e secondo quelli che mi scrivono così, secondo te io non cambio nella mia vita? Cioè, sono un'intelligenza artificiale che vive all'interno del tuo schermo e rimango uguale per sempre? Ovviamente no, sono passati 14 anni, quindi certo che sono cambiata, però se devo dirla tutta, il filler che avevo l'ho sciolto, quindi non ho proprio fatto niente se non il Botox che mi mobilizza i muscoli, ma non è che mi cambia i connotati, non lo può fare, quindi se sono cambiata sarà che sono passati forse 14 anni e non ne ho più 24 come quando ho iniziato a fare video qui sui social, perché questa cosa la noto, viene detta spesso anche a personaggi televisivi o personaggi del cinema eccetera, e molto spesso sono semplicemente cambiati perché sono passati 20 anni, ok? Quindi se tu mi dici che io mi sono trasformata dopo che ho sciolto il filler che avevo e non ne ho fatti più, mi fa un po' ridere, perché al massimo potevi dirmelo 5 anni fa che ne avevo veramente tanto di filler, ma dirmelo adesso mi fa un po' ridere perché non mi sono alterata la faccia, quindi se mi trovi cambiata purtroppo è un problema tuo, mi dispiace. Che poi voglio approfittare per toccare un attimino un argomento che comunque mi sta a cuore, perché c'è body shaming per tutte le forme del nostro corpo, ma c'è anche il body shaming per quanto riguarda la chirurgia estetica o la medicina estetica anche soltanto, nel senso che si tende a dire magari ad una bella donna: ah, ma non sei più tu, sei tutta rifatta eccetera, ma se anche fosse, non è il mio caso, mi dicono che mi sono rifatta il naso, mi dicono di tutto, non ho fatto nulla, ok? Se non il contouring al naso, ma anche se fosse, perché andiamo, cioè siamo i primi a dire non è importante l'aspetto esteriore perché è importante quello che siamo dentro, la persona che siamo davvero, ok? E poi siamo i primi ad andare a puntare il dito e dire: ah, tu hai fatto un filler, ah, tu hai fatto... Nel senso, chi se ne frega? Io ho amiche che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma non mi permetterei mai di andare a dir loro una cosa del genere. Sei irriconoscibile. Certo che ti cambia la parte del corpo che ovviamente vai a rifarti, ma è proprio quello il bello. E se una mia amica si sente meglio facendolo, ok, non mi sentirei mai di andare a giudicarla, a scriverle una cosa del genere, e le conosco personalmente, cioè io a Wild Sabri non la conosco personalmente, quindi come fai ad avere questa cattiveria proprio dentro? Secondo me bisognerebbe proprio smetterla di giudicare il corpo degli altri, perché ognuno con il proprio corpo ci fa questo
quello che vuole. Se io anche mi fossi rifatta il naso, il seno, avessi fatto di tutto, ma anche in quel caso saranno fatti miei e sicuramente non è educato scrivere cose del genere, ok? Ma penso che tu lo sappia, visto che ti nascondi dietro un account finto e scrivi questi commenti in privato in modo che nessuno ti veda. Io mi chiedo ogni tanto, lo sapete, quando mi arrivano commenti del genere e vedo che sono profili fake, però utilizzati, cioè dove la persona non dà nome e cognome, non si fa vedere in faccia, ma ha un profilo che effettivamente utilizza, io a volte penso di screenshottare quello che mi scrivono e andare a mandarlo a tutti gli amici, ai genitori, perché vi giuro, chi scrive queste cose non so perché dà per scontato che io poi non faccia nulla. Però potrebbe anche darsi che io un giorno decida di dedicare un video a come invio tutti questi bei commenti e messaggi privati che mi arrivano a tutti gli amici e parenti di chi me li manda, perché secondo me potrebbe essere anche una tipologia di video interessante. Che cosa ne dite? Poi, altro commento proprio educatissimo che arriva da un gentleman, ragazzi, un gentleman di altri tempi proprio. Sotto al vlog, in questo caso è uno short di 60 secondi, è il video vlog della mia giornata a Parigi, quando sono andata poco dopo il mio compleanno per farmi un autoregalo da Chanel. Sono stata con la mia amica Lisa, abbiamo fatto un bellissimo giro per Parigi e vi ho pubblicato appunto il video di ciò. Un commento che mi è arrivato da Angelo Savino 7720, che sembra ci metta nome e cognome, ragazzi, attenzione, la foto no, però la foto no, però nome e cognome sì, ammesso che sia il suo, mi scrive: c'è un posto più bello di Parigi dove andare, due punti, a quel paese! Devo dire che un po' mi ha fatto ridere, però, perché inizialmente quando l'ho letto pensavo: oh, che bello, mi sta dando un consiglio, e poi ho visto che in realtà mi stava mandando quel paese. Quindi, però, è stato comunque nella maleducazione gentile, perché c'è chi usa parolacce, lui mi ha detto a quel paese, quindi dai, diciamo che nella maleducazione apprezzo il fatto che tu non abbia detto parolacce. Beh, siamo arrivati proprio a questo, cioè the bare minimum anche per quanto riguarda l'educazione nei commenti. Non riesco ad arrabbiarmi troppo in questo caso, perché veramente mi ha fatto ridere questo commento, e quindi gli diamo il premio simpatia, hater, ma comunque premio simpatia. Poi questo mi arriva da TikTok, penso che sia sotto un video in cui faccio vedere qualcosa di costoso, perché questo tipo di commento non mi arriva quando faccio vedere i trucchi Essence o quando faccio il video sui mascara low cost o sui rossetti low cost. No, mi arriva sempre solo quando faccio vedere cose costose, che probabilmente ad alcuni non è chiaro il fatto che sul mio canale ci siano sia cose low cost che cose più costose, cioè io faccio vedere di tutto, però solo alcune cose danno fastidio. E qui c'è, notare anche qui, Caffè del Mar, ok? Non mettiamoci mai nome e cognome, non mettiamoci mai la foto, perché qui c'è un che cos'è? Un papavero, ok? Nell'immagine. E questa persona mi scrive: ostenti e sei felice di ostentare? Ho una domanda. Cosa ti aspetti dai commenti? Solo wow, che meraviglia! Impossibile. Ti becchi tutto il pacchetto. Allora, io vorrei farvi notare una cosa. Vita reale, di tutti i giorni, io per strada con questa, che è una sconosciuta, che viene a dirmi ste cose. Perché ho visto dei video su TikTok che mi hanno fatto morire da ridere, che appunto raffiguravano questo genere di commento come se venisse detto nella vita reale, dal vivo, ed è una cosa che non accadrebbe mai. Cioè, tu non avresti mai il coraggio di venire da me, dal vivo, a parlarmi in questo modo, perché non sono tua sorella, non ti conosco, se anche ti conoscessi non dovresti comunque permetterti di parlarmi in questo modo. Io ti consiglio di fare un bel sospiro profondo, ok? Cioè, vedere da dove ti arriva questa rabbia, perché io, a parte che non ho commentato, non ho detto nulla, e quindi non capisco da dove esca proprio questo astio, questa cattiveria, no? Quindi camomillati prima
prima di tutto. Numero uno. Numero due. Ognuno può dire quello che vuole, però ognuno è anche responsabile di quello che dice e dell'educazione che utilizza quando parla e dell'eleganza che mette nelle parole che pronuncia o che in questo caso digita. Quindi io sono sempre felice di non andare in giro a sfogare un po' la mia rabbia e il mio nervosismo quotidiano così con sconosciuti online e di non frequentare persone che lo fanno, tra l'altro. Quindi insomma, va bene dirmi che ostento, lo fanno da quando ho aperto il canale, non però capendo che in realtà io parlo di tutte le categorie di prodotti e capi di abbigliamento nel mio canale. Cioè acquisto da Boohoo, che è il più low cost possibile, acquisto da ASOS, così come acquisto da Louis Vuitton, da Chanel o da Dior. Quindi in realtà appunto questo ostentare in realtà si tratta semplicemente di avere un canale che parla di moda e di beauty, dove faccio vedere tutte le categorie di prezzo. Qui ragazzi, io vi giuro, devo fare una menzione speciale per questa persona. Io non so chi sia, ma so una cosa: questa persona va avanti da circa 2 anni, forse più di un anno sicuro, forse quasi 2, a scrivermi questi messaggi in un italiano molto confuso, e sono dei messaggi sempre uguali e lunghissimi, ragazzi. Cioè, devo farvi vedere la registrazione dello schermo, ve la metterò qua, in modo che possiate capire. Mi arrivano addirittura queste stesse parole, mi arrivano via commento pubblicamente su YouTube e su Instagram, ma su YouTube sono riuscita a bloccarlo, mi sa anche su Instagram, in modo che non siano più visibili questi commenti, perché erano delle cose chilometriche e non si capiva nulla. Quindi, quando si è visto bloccato sui miei social, hai iniziato a scrivermi sulla mail, ragazzi, sulla mail che controlla la mia agenzia, che non controllo neanch'io, ok? E inizia così: 1, 2, 3, 4, parte 1, 2, 3, 4, parte 1, 2, 3, 4, parte, ok? 1000 puntini e poi vediamo tutto questo testo lunghissimo che vi giuro che a leggerlo non si capisce nulla. E guardate quanto scrollo giù e quanto continua. È così da 2 anni, ragazzi, su tutte le mie piattaforme, da poco anche sulla mail, perché evidentemente sono riuscita a bloccarlo o bloccarla, non lo so, ovunque. E guardate che roba, cioè non riesco neanche ad arrivare alla fine, ok? Cioè questa è follia, follia pura, sempre tutto scritto in maiuscolo, quindi gridando ed urlando, e va avanti appunto. Cavolo, qui sto vedendo in questo momento che si è veramente veramente sfogato stavolta, perché non me li ricordavo così lunghi. O forse su YouTube e su Instagram si tratteneva per il massimo dei caratteri, invece sulla mail si è fatto proprio, si è lasciato andare. E tra l'altro c'è questo testo, io cerco di leggervi qualcosa perché non siamo arrivati neanche a metà praticamente. Facciamo accomodare tutti i nostri carue ospet, abbiamo pantalon e non abbiamo niente, di nasconde, cucucù, porteamo e boss, poi Anne Führer in tedesco, Spezze, Nahrung, Cat, Ambesoen, non si capisce, forse il tedesco è scritto sbagliato. E per tutti, champion, the best winner, leader, i miei nipotini, e Albano, e la, e il mio, e continua così, ragazzi, in un nonsense infinito. Questa email mi arriva quotidianamente più e più volte, nello spam è pieno di questi messaggi, ok? Io non riesco a capire che cosa voglia questa persona, mi sembra particolarmente arrabbiata per il modo in cui mi scrive. Non so che significato dare a tutto ciò, se mi devo preoccupare oppure se dovrei preoccuparmi per questa persona, però è ormai veramente tanto tempo che mi perseguita e io non capisco se è un hater, se è... Io non riesco veramente a capire. Dove inserisco questo video, perché secondo me la cosa che si avvicina di più è un hater, ma ditemi voi, per me è un dilemma che va avanti da anni ormai e a cui non trovo risposta. Poi c'è Fantasie di Luce, anche qui non abbiamo nome e cognome, anche qui non abbiamo fotografia, e mi scrive Nicole: io capisco che ti faccia piacere mostrare le tue belle cose, ma
In questo momento così difficile, in cui tante persone vivono nella disperazione, ti sembra il caso? E allora, io voglio fare un ragionamento veramente serio su questo commento. Ma io non faccio vedere le mie belle cose perché, come dici tu, mi fa piacere. È il mio lavoro dal 2009. E le statistiche dicono che i contenuti che il mio pubblico apprezza di più sono proprio quelli in cui faccio vedere i prodotti di lusso. Perché molte persone, a differenza tua, Fantasie di Luce, non provano fastidio, non provano quello che ti ha spinto a lasciare questo commento quando me l'hai scritto, anche se so che sicuramente non è fatto in cattiva fede, non penso che tu sia una hater. Ma approfitto del tuo commento per fare un ragionamento. Molti, ti posso assicurare, a differenza tua, che traggono piacere solo nel vedere delle cose belle nei miei video, nel sognare magari di averle un giorno o di lavorare per averle un giorno, proprio come ho fatto io, perché anch'io guardavo i video delle ragazze che avevano tantissime cose belle, ma ho lavorato per arrivare a ciò. E come dicevo prima, così come faccio vedere le mie cose costose, faccio anche vedere cose che costano pochissimo e che io comunque reputo belle, solo che non scatenano lo stesso fastidio, chiamiamolo così, che invece scatenano le cose che sono molto costose, quando in realtà sono tutte cose. Il valore delle cose lo diamo noi. Quindi se io faccio vedere, come dici tu, le mie belle cose, è perché è il mio lavoro, è perché i miei follower vogliono vederle. Se non ti piace, posso solo consigliarti di non guardare canali che trattano di moda e di beauty che contengono anche prodotti di lusso. Perché se per te è un fastidio, non posso che consigliarti di cambiare canale. Ma dirmi che molte persone vivono nella disperazione quando tu non sai la beneficenza che faccio io, credimi, mi dà anche un pochino di fastidio, perché con i ricavi del mio lavoro, perché ricordo, questo è il mio lavoro, non sto qui a mostrarvi le cose perché mi piace, ma grazie a quello che guadagno io posso anche aiutare gli altri, è cosa che ho sempre fatto e di cui non parlo qui nei miei canali, perché sarebbe fine, cioè non ci sarebbe un perché, sarebbe fine a se stesso. Sono convinta che il bene agli altri si faccia in silenzio solo per il piacere di farlo, non per venire poi qua in video a dirvi io ho regalato, io ho donato alle associazioni, però vi posso assicurare che lo faccio e lo faccio tanto. Quindi questo era un po' il discorso che volevo fare: non giudichiamo gli altri e se non ci piace quello che vediamo su internet cambiamo canale, perché se io vado su un canale che tratta di prodotti di lusso a dire ad una persona che lo fa di lavoro da 14 anni di smetterla, forse sono io che dovrei effettivamente andare a vedere altri canali, perché internet è molto bello proprio perché è molto vasto. Anche perché penso che questo genere di commento che si nasconde dietro al tante persone vivono nella disperazione, penso che sia un commento molto ipocrita, ecco, e che si nasconde dietro questo finto buonismo, perché sicuramente le persone che vivono nella disperazione non hanno una connessione internet, non hanno uno smartphone, un computer e non vanno a commentare i video beauty e fashion su YouTube. Penso che chi vive nella disperazione abbia ben altri problemi e non abbia tempo da passare così. Adoro comunque le risposte che avete dato a questo commento, vi leggo sempre, sappiatelo, quindi adoro appunto il fatto che abbiate risposto anche per me. In realtà vi vedo sempre molto scatenati. E poi chiuderei in bellezza con questo commento allucinante, veramente, che io non capisco se è serio oppure no, però visto che la città è la mia, cioè si parla di Trieste, l'ha scritto sotto un video in cui appunto dicevo di essere di Trieste, mi fa un po' pensare se sia una cattiveria o se sia effettivamente una ricerca reale. Maschio, 27 anni, Trieste, cerco tipa, possiamo essere fidanzati, scopo amici, convivere, poi sposarci nel giro di poco tempo. Io sto cercando, cioè scusatemi, ma solo me arrivano sti commenti, cioè io veramente, io non lo so, io sto cercando casa per andare a vivere da solo, come budget che posso mettere attualmente 200, spese condominiali incluse, cioè ma che è? Cioè, questo ha scambiato il mio canale tipo per quegli annunci, che poi sembra, che annuncio è? Cioè tu cerchi l'amore così, vabbè, io non lo so, la mia proposta, devo venire a casa da te, ma è il mio ex questo? Cioè seriamente, è il mio ex? La mia proposta, devo venire a casa da te, quindi praticamente
tu paga e io prendo e mi metto a casa tua. Se ami i videogiochi o le serie TV come il sottoscritto, ci possiamo comprare quelle cose lì. Allora, devo dire che tutto è strano di questo commento, ma alla fine mi piace. Se ami i videogiochi o le serie TV, ci possiamo comprare quelle cose lì. Io ti ringrazio per questa offerta, immagino che tutti ti ringrazino, insomma, apprezzino veramente tantissimo e che tu abbia scelto il mio canale per offrire questo tuo, come dire, per metterti in gioco, diciamo così. Penso che tu abbia comunque sbagliato il luogo, forse volevi postare questa cosa da qualche altra parte. Io ti sto dando visibilità, guarda, cerco di fare il possibile per aiutarti, quindi ragazze, se siete interessate a questo partito, io non so come possiate perdervi un'occasione del genere, quindi ragazze, veloce, rispondete a Mazza DJ Ghetta 835, che io direi, soprattutto per la mia proposta, devo venire a casa da te, cioè qui proprio abbiamo 70 red flag in 5 righe, quindi per chi fosse interessata, questo è. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, ogni tanto devo veramente farmi quattro risate con questi messaggi o commenti che mi arrivano, perché mi fanno troppo ridere, e io a volte veramente non ci posso credere che la gente possa scrivere queste cose. Quindi mia family, spero che vi sia piaciuto questo video, se è così mettete like, e iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Io vi mando un bacio gigantesco come sempre, e come sempre non può mai mancare il nostro abbraccio finale. Venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.